Buonasera a tutti, ben ritrovati. Sul filo del discorso resta sintonizzato sui canali della scienza anche nel nono appuntamento della rassegna. Ci si è interrogati sul tempo grazie al libro di Guido Tonelli dal titolo Tempo, il sogno di uccidere Cronos, edito da Feltrinelli. L'idea di scrivere Tempo mi è venuta in realtà alcuni anni fa ed è in connessione con Genesi, il primo libro che ho scritto da un paio d'anni. Ho pensato a una specie di trilogia, cioè di raccontare con Genesi l'origine dell'universo, con Tempo interrogarsi sulla questione tempo, poi ho in mente un terzo libro, non vi dico il titolo, ma l'idea è di costruire intorno a questi tre pilastri una conoscenza, una competenza scientifica allargata al grande pubblico. Ovviamente usando un linguaggio non da specialisti, facendo ricorso all'arte, alla letteratura, il cinema, per consentire a tutti di appropriarsi di questi concetti che sono meravigliosi. Guido Tonelli, fisico, professore ordinario presso l'Università di Pisa e divulgatore scientifico, ci ha fatto riflettere su cosa sia lo scorrere del tempo passando attraverso storia, letteratura, cinema, arte e filosofia. Io sono scienziato, ma ho una passione, diciamo, smisurata per la bellezza, l'arte, il paesaggio, la letteratura. Cioè, non mi riesce di distinguere fra l'emozione che mi provoca una scoperta scientifica, come la scoperta del bosone di Higgs, che mi fa caponare la pelle, ma, diciamo, vedere una bellezza naturale, in Sardegna qui siamo pieni, oppure ammirare un'opera d'arte, non riesco a separare la bellezza e l'emozione che essa produce dal risultato scientifico o dalla bellezza del concetto scientifico. Quindi in questi libri io cerco di raccontare me stesso, ma ho scoperto anche che questo modo di raccontare la scienza va incontro a un'esigenza molto sentita di persone che non sono, diciamo, specialisti in fisica, anzi forse non piace neanche molto a loro la fisica, diciamo la scienza in generale, però scoprono attraverso queste connessioni che la scienza fa parte della nostra cultura. Ci sono molte connessioni con la filosofia, l'arte, la religione, e attraverso queste connessioni ci si può impadronire dei concetti scientifici sentendosi a casa. Invito tutti un attimo a fare questo esercizio mentale, cioè a ricordare cosa facevano nel Natale del 2019 o nel gennaio 2020, cioè un periodo di tempo relativamente breve, e vedete subito tutti pensiamo che non siamo passati, che ne so, 15, 18 mesi, 2 anni, mettiamo, allarghiamoci, insomma, ma un periodo di tempo molto più lungo, è un'epoca. Si è rotto qualcosa, e questo qualcosa che si è rotto irrimediabilmente è come se avesse spezzato in due le nostre esistenze. Questo meccanismo è un meccanismo conosciuto, noto a tutte le vittime di un trauma. Noi siamo stati e siamo tuttora traumatizzati da questo avvenimento che ha sconvolto e cambiato le nostre esistenze. In una società frenetica come la nostra, il tempo è un bene prezioso ormai. La prossima rivoluzione, secondo lei, potrà essere quella di avere più tempo libero che tempo speso al lavoro, oppure anche lì saremo assillati dal tempo? Sono un po' pessimista, perché già vedo in questi decenni che più si allarga il cosiddetto tempo libero e più il tempo libero, fra virgolette, viene occupato in altre attività, che sono attività organizzate per farci comprare, per farci diventare consumatori, no? Il nostro tempo libero è passato con i social, con la televisione, leggendo giornali, ma dietro questa, diciamo, attività di comunicazione, di interazione, c'è spesso la spinta al consumo. Quindi io, se posso avere un sogno, sognerei di avere una comunità di uomini e di donne che hanno tempo libero e che lo usano per rinsaldare i legami di comunità, per costruire qualcosa di bello e non per consumare. Gallura Live. Trasmettiamo voci, fatti, emozioni. GalluraLive.it